andare alla vecchia, alla chiesa vecchia, ma non sappiamo come ci si arriva. Thank you.
Allora, vado di qua. Sì, come di qua. Giri subito a sinistra. Subito a sinistra. Sali, come sì. Ti porta la strada. Guarda, attimo, ho fatto perché sono un po' so grande così, in mezzo alla strada. In mezzo a fuoco rosso, non ne hai. Subito a sinistra. Ok. Poi salite sempre, ad un tratto trovate la via varia e girate sempre a sinistra, stanno a staccionare le legne, passate per l'intera rota, quella è una via. È una via, porta direttamente a quella porta chiesa. Porta direttamente lì, quando arrivate qua per la sera Santa Maria Montata, si vede la chiesa. Ma voi vi fermate al campetto? Voi vi fermate al campetto? No, no, noi ora andiamo 10 minuti qua, ma ci sono altri due amici. Altri due amici. Ma voi sempre voi facete un giro? Da sopra, sì. Vedete se stanno le pecore. Se stanno gli animali, no, perché state... Ah, ah. Ci sparavamo a presto? No, si guarda in lì pegri, lì pegri, fuori scappi, lì pegri. Siete attivi? Siete attivi. C'è no, la cotta perché... di mezzo. Siete arrivati già alle motociclette. Chi non dice niente, non dice niente, però chi pegri la deve lasciare. Certo, non pare sì. Quando animali, va bene, va bene. Noi 10 minuti, un quarto d'ora siamo anche noi, abbiamo aspettato un compagno. Ma voi passate là, dobbiamo noi? Sì, prima di morire noi abbiamo aspettato un compagno che... Abbiamo aspettato mezz'ora, baci, non è venuto ancora. E poi una volta arrivata a chiesa, per dove veniate? Facete tutto il giro? No, chi lo mandate di volta là, poi andate una volta a Red Zambacco. Oppure venite verso Gerola. Verso Gerola, perché a me verso Gerola mi portai, nascete a Gerola, facete un discesone, lungo discesone, stretto pure. E poi ci facete una risalita col contrario. Facete un bello giro, però non mi ricordo, capite? Da solo è difficile. Comunque, Gillo, comunque, chi sa più di anni, mi sono arrivato alla cura, c'era poi un sciso ritto a comunque, è un bello tratto. Ma poi c'è, mo seguimelo un po', come è che fate, ci fermiamo fuori a chiesa, cioè, la sta chiesa, va buono? Hai capito? Noi abbiamo andato là e abbiamo sceso perché è la scalinata. Che è stato? Non partivo. No, non partivo, Rocco. Sicuramente mi si... Non partivo. Non partiva? Non era partita? No, 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 sì, però... Thank you.
messo a registrare, capivi? Capengo una mezza traccia già sotto. Chissà che roba è. E fai uscire. Ti metto a cattura lì. E sta a cadere. Che cazzo, adesso tratto? Andiamo a vedere. Che tengo una mezza traccia. No, la frizione stranamente si è allentata, allentata, ma non però di regolazione, proprio di olio, credo. Può essere se è riscaldato un po' il motore. No, cioè, ha già fatto riscaldare ben più. No, ben di più, diciamo altre così. Altre volte. E la frizione idraulica ha un pro e contro, perché quando si surriscalda, purtroppo la frizione idraulica ti lascia per. Ah. Capito? Non si dovrebbe, no, si arriva, se si riscalda il motore di più, sì, anche l'olio della frizione si surriscalda, perché se basamente se fai fuoco e riscalda la frizione, io ho tenuto un problema con quando la KTM mi si scalda poco prima che si rompeva, proprio perché capitava questa cosa che si surriscaldava troppo, però invece era un problema, era una cosa diversa. Non mi chiede quando si è segnato lui. E avesse cagnato pure i roti, infatti. Dei freni, pure della frizione. Frizione e freni. Che la frizione soprattutto si tiene sul problema.